Siamo qui con Mattia Plancher di SI Studenti Indipendenti Torino. Decidete anche voi per il PNRR? Sì, decidiamo anche noi, perché questo PNRR, che ancora una volta è stato descritto come il futuro che ci dovrebbe riguardare, in realtà non è stato scritto in collaborazione con le parti sociali. L'università, l'istruzione in generale, non è ancora considerata una priorità per questo paese. Anche con questo PNRR, il recovery plan, i fondi del recovery plan, non si raggiunge la spesa del 5% del PIL, che è la media europea che si dovrebbe dare all'istruzione. Rispetto al recovery plan del governo Conte, sono stati per quel che riguarda l'università, sono state dimezzate i fondi per le borse di studio, e nonostante moltissime persone abbiano subito le conseguenze di una crisi e continueranno a seguirla, sociale, economica, e non abbiano più i soldi per permettersi l'università, che ancora costa moltissimo, si è deciso di non ampliare la no tax area. Oltre a questo, la gran parte dei finanziamenti non è sull'università pubblica accessibile, affinché la gran parte delle persone possano accedere a un percorso universitario, autodeterminarsi, emanciparsi, ma la gran parte dei miliardi è dato a contributi dei privati per finanziare progetti di ricerca in collaborazione con l'università e per la digitalizzazione. Noi siamo stanchi e stanche di essere dimenticati e inascoltati, e siamo stanchi che venga detto che tutte queste scelte sono per il nostro futuro, quando non veniamo mai interpellati e interpellate. Grazie. Per questo siamo qua questo 1° maggio. Grazie.